Ciao ragazzi, come state oggi? Non c'è forbice, perché sono negli Stati Uniti. Forse qualcuno si ricorda di questa postazione, perché dove ho recensito anche anni fa mentre ero qui. Ora mi trovo in Pennsylvania, che è qui. Molto bello, molto verde, molto ridente. E qui è dove abita mia zia, ci sono un sacco di mo. Sono stata a New York, se mi seguite su Instagram. Anzi ragazzi, seguitemi su Instagram. Ho messo tutte le stories di quello che ho fatto principalmente, ma finalmente torno a recensire perché qui da mia zia posso farlo. Non ho neanche bisogno di luci artificiali, perché sono in questa stanza che è tutta fatta di finestre. Ma oggi il tempo non è bellissimo, quindi forse avrei dovuto portarne qualcuna. Come al solito, hashtag professionalità. In questi giorni parleremo anche di altre cose, farò dei vlog, vi racconterò della situazione di YouTube, la fine che farà questo canale. Vi ricordo di seguirmi però su Twitch, link in descrizione. Lì continuerò a postare anche dopo questa apocalisse per i giocattoli. Come potete vedere, ho davanti delle bambole di Frozen 2, sono le bambole base di Hasbro. Le ho prese prima di venire, perché non sapevo che sarei venuta, perché qui costano la metà. Come al solito, sapete che sono sveglissima. Le scatole sono un pochino provate dal viaggio in valigia. Già, si è tutto un pochino sfondatino. Ma ok, tanto sono abbastanza semplici. Questa è la base, uguale sia per Anna sia per Elsa. E come vi ho già detto, Disney, in realtà si chiama Disney, non Disney. Poi sono in America, ultimamente sto parlando in inglese, quindi la mia testa non riesce a parlare due lingue contemporaneamente. Non so cosa dirò durante questa recensione, perdonatemi. Ho chiesto di fare più o meno lo stesso packaging a tutte le marche. E quindi, come vi avevo già detto, nella prima recensione che ho fatto dedicata Frozen 2, vi lascio qui una card. Abbiamo questo pattern di betulla bianca, e qui possiamo vedere l'artwork con le due sorelle, e sotto c'è scritto Hasbro ed è consigliata dai 3 anni in su. Come sfondo delle scatole c'è la foresta incantata, dove le nostre amiche andranno per l'appunto in viaggio qui in America. Il film esce questa settimana, mentre in Italia il 26, quindi recensirò anche altre cose, ma queste settimane sono dedicate principalmente a Frozen. Ok, posso fare una recensione con un filo logico, fidatevi. I due retri delle scatole sono diversi, anche se Olaf rimane in entrambi a caso. Sapete che non è mai stato sveglissimo, e anche in questi artwork non sembra migliorato, ma vabbè, è un nostro amico di vecchia data e sono comunque affezionata a lui. Qui possiamo vedere un artwork bellissimo, secondo me, di Anna. Vi ricordo che sono passati 3 anni dagli accadimenti del primo film, e qui c'è una piccola descrizione in tutte le lingue possibili, come al solito, tranne l'italiano. In inglese ci dice: in un viaggio lontano da casa, l'irriducibile ottimismo e la perseveranza di Anna sono messi alla prova. Dovrà imparare a essere forte anche quando sembrerà impossibile, e fare la cosa giusta. Qui in basso ci fa vedere i personaggi disponibili di questa collezione di Hasbro Basic. Io l'ho pagata 19 euro, e vi lascio qui i link su Amazon se volete acquistarla. In America costano 9 dollari, se ve lo state chiedendo. Già, un momento di silenzio per il vostro portafogli. Elsa l'abbiamo qui di fianco, ma Kristoff non l'ho preso perché, come potete vedere, è un ammasso di plastica. I capelli di plastica, le braccia di plastica, tutto di plastica. Voi direte normale, ma vedete, ha i vestiti stampati di plastica, è questo che intendo, anche la maglietta, insomma, è un enorme pezzo di plastica. Penso che questo pezzo di vestito in realtà sia di stoffa, ma è l'unica cosa, il resto è tutto di plastica, quindi l'ho lasciato lì. Qui invece c'è un bellissimo artwork di Elsa. Devo ammettere che all'inizio non mi piaceva moltissimo il vestito che è stato scelto per questo film, invece adesso sto iniziando ad apprezzarlo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi piace o meno. E qui c'è scritto, sempre in inglese: quando una magia antica si risveglia, il viaggio di Elsa lontano da casa metterà alla prova i suoi poteri e scoprirà che cosa è destinata a essere. E qui, vabbè, si vede Kristoff tutta plastica e Anna. Notare che qui di lato, tra l'altro non mi ero accorta, c'è la foresta stampata nella finestra di plastica, nel caso in cui siate dei collezionisti e vogliate conservarle, insomma, in scatola. Comunque io invece le tolgo e torno subito da voi senza forbice. Che cosa tristissima. E ragazzi, sono molto contenta perché, come potete vedere, stanno in piedi da sole, e io non ho portato con me degli stand per bambole di hashtag professionalità. Già, non so per quanto staranno in piedi da sole, ma per ora c'è questo miracolo della fisica, e quindi possiamo vederle una vicino all'altra. Mi sembra che abbiano usato due plastiche diverse per fare la pelle di Elsa e di Anna. Elsa non è esattamente più chiara, mi sembra leggermente più rosea, però come sapete non è che veda benissimo, ho degli occhiali spessi come qualcosa di spesso. Ah no, sì, si dice dei fondi di bicchiere, e quindi mi sembra comunque che Elsa sia più rosea. Vediamo più da vicino Anna. Questo è il suo viso, e devo ammettere che mi piace molto come è stato stampato. Anche Disney Store o Shop Disney ha fatto queste due bambole, ma cantanti, vi lascio qui le foto, e hanno dei bellissimi visi, anche se Elsa non mi convince tantissimo. Come potete vedere, ha gli occhi verdi. Anna in realtà non ha gli occhi verdi, li ha azzurri, un pochino diversi da quelli di Elsa, però non sono verdi. So che Disney si è messa proprio con Hasbro
riescono a fare queste bambole, le hanno fatte e sviluppate assieme, quindi evidentemente per loro va bene così. Ok, Disney, ok. Ha queste labbra con questo lipstick un pochino rosso, le sue lentiggini del blush sempre sul rosso, molto leggero, e non ha alcun orecchino. E se le spostiamo la frangia, il suo viso cambia tantissimo. Le sue sopracciglia sono sfumate, non definitissime, mi piacciono, e sembra proprio Anna, ha proprio un viso dolce. Mi piace tanto Anna, mi ritrovo molto in Anna, devo ammettere, molto più in Anna che in Elsa. Ha i capelli rossi e hanno usato due tipi di nylon diversi per farli. Devo ammettere che non è un nylon malvagissimo e mi piace che abbiano usato due toni diversi. Anche un pochino di ombretto vedo che dà sul rosso. Ha perso le sue treccine per avere questa nuova pettinatura che a me piace molto, la rende molto più adulta. Qui l'hanno semplificata un pochino, però funziona ugualmente, e i capelli sono più o meno della lunghezza giusta. Non sappiamo mai perché nelle bambole li fanno più lunghi, però direi che sono praticamente della lunghezza giusta. La cosa più terrificante di queste bambole, che in un qualche modo funziona, ma in un altro, se siete dei collezionisti, è un no totale, sono i vestiti, che come potete vedere sono completamente stampati. Sono passati a questa sottospecie di feltro, perché è felpatino, diciamo, come materiale. Vedete, ha il suo mantello, che si può ovviamente rimuovere, grazie al Signore, che è diviso, ma il resto è tutto stampato. Qua ha un cinturone, che è sempre di stoffa, ma è stampato sopra. Certo, così se siete dei bambini e volete giocarci, non lo perderete sicuramente, però che tristezza! Anche qui non c'è nessun ricamo, è tutto un unico pattern. Guardate anche le maniche, e non è neanche tagliato benissimo, guardate il suo cape, non ha un orlo e quindi sembra che si stia già sfilacciando. Questo è il retro del suo cape e, ragazzi, guardate, è stampatissimo! Io capisco, da bambina sicuramente non avrei perso neanche un pezzo, però tra l'altro sul retro il vestito l'hanno lasciato completamente nero a lutto perché non avevano lo sbattimento di continuare la stampa, dicendo tanto questo lo copre, che fail incredibile. Altra cosa, lei ha sotto dei leggings nel film marroni e qui sono ovviamente stampati sulle gambe della bambola, che la rende proprio un giocattolo, purtroppo non tanto per collezionisti ma più per chi preferisce giocare per il playtime, come dicono qui in America. Questi sono gli stivali di Anna, sono stampati abbastanza bene ma non sono stati colorati, qui ha delle parti dorate ad esempio nel film, e qui invece no, sono semplicemente neri, però sono almeno removibili, grazie al Signore. Ovviamente essendo playtime ha solamente uno snodo alla spalla, può muovere verso l'alto e verso fuori le braccia e questo è tutto, e le gambe invece hanno uno snodo che le può far muovere solo in avanti e indietro ma non verso lì fuori. La testa può muoversi di 360 gradi come quella della bambina dell'esorcista, eccola qui peraltro, è un po' spaventosa, siete giovani, ok, scompari, vai via, bene, però non si muove verso l'alto e verso il basso, peccato che non arrivi neanche una spazzolina, e che cavolo. Questa è invece la nostra regina Elsa, chi non ama Elsa, piace a tutti. Devo ammettere che il suo viso non mi dispiace in questa versione, sicuramente è meno riuscito rispetto a quello di Anna, però l'apprezzo ugualmente. Non ne hanno messo nessuna lentiggine, lei ne aveva qualcuna sparsa, anche se molto meno rispetto a Anna. Ha le sopracciglia molto più scure di lei, ha il suo trucco viola, leggermente più chiaro in questo film, pochissimissimo blush, quasi impercettibile sul rosa, e le labbra di un rosso scuro. I capelli sono sempre nella sua treccia, il colore non è proprio quello esatto, ma direi che sono comunque ben riusciti. Hasbro ha fatto anche delle bambole con delle espressioni diverse, che comunque vedremo perché ne ho prese altre, e anche delle versioni di queste due bambole meno playtime, e vedremo anche quelle. Se vi interessa Frozen, su questo canale vedremo tutto. Se non vi interessa Frozen, mi spiace tanto per voi, veramente. Sarà dura, ma vi prometto che non lascerò solo Frozen. Il suo vestito è identico a quello di Anna, ma almeno qui le hanno messo questa parte in più, perché come avrete visto nel trailer c'è un punto dove se lei si toglie il vestito sotto ha una sottospecie di sottoveste. Qui non c'è, se togliete il vestito non c'è la sottoveste, però qui almeno hanno messo la parvenza che ci sia, e sembra un pochino più complicato, anche se non lo è, la stessa solfa. Tra l'altro le hanno messo questi paraspalle, mi sono inventata il termine adesso, di plastica, e secondo me è il suo effetto. Non so esattamente perché abbiano deciso di metterglieli di plastica, ma ok, funziona e sembra quasi impreziosire il vestito. Qui è la sua cintura, che qui è stampata, non è una cintura, e la gonna non è veramente aperta, è tutta stampata così, proprio come Anna. E anche qui i suoi stivali sono semplicemente di un grigio glitterato, ma non hanno gli inserti azzurri, cioè sono stati stampati ma non sono stati colorati. E anche lei le gambe con dei leggings inclusi, quindi imperdibili.
Sul retro del vestito, proprio come nel film, ha il suo nuovo cape, che non è più intero ma è diviso in due perché è un pochino più dinamico. È semi-trasparente e sfuma, anche se nel film non ha questo pattern, ma qui ha deciso di metterlo più o meno quello del vestito. Non capisco perché, se nel film non lo ha, ma almeno c'è, perfetto per una bambola playtime. Quindi ragazzi, che cosa dire? Mi avete chiesto in diversi la recensione di queste bambole e io vi posso dire che funzionano abbastanza, più dal punto di vista playtime, ma non sono male neanche per i collezionisti, perché i visi funzionano abbastanza, devo ammettere. I vestiti sono quelli che sono, il prezzo non è esorbitante e potete tenerle benissimo sia in scatola che fuori, anzi io vi consiglio fuori, visto che comunque per l'appunto non hanno grandi pretese. E visto che Disney Store le ha rilasciate solo cantanti, per ora queste sono le uniche bambole classic che ci sono del film con i loro vestiti iconici. Parleremo meglio delle altre bambole di Hasbro nei prossimi giorni, non dubitate. E guardate che carine queste due versioni di Elsa e Anna di Hallmark, prese in questi giorni, e sono adorabili. Ho deciso di tenerle come sfondo per il video. Quindi ragazzi, voglio davvero sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Come vi ho già detto, sono molto semplici, ma se siete dei genitori e volete darle ai vostri figli o siete giovani, sono perfette per giocarci per ore e ore e ore e ore. Vi ricordo che sono su Facebook, Instagram e Twitch, link in descrizione. Vi ringrazio per aver seguito questa recensione abbastanza veloce, ma spero che vi abbia chiarito un pochino le idee su queste bambole classiche Hasbro. A dopo domani con una nuova recensione. Vi voglio bene, vi ringrazio per tutti i messaggi che mi stanno arrivando. Mi raccomando, fatemi sapere cosa pensate nei commenti e ciao! Ho fatto anche le unghie a tema Frozen, guardate che belle. Vi piacciono? Si sono già rotte tutte. Ciao.